Ciao ciao a tutti, buona domenica, benvenuti in questo nuovo video che oggi dedico alle creme corpo con buon inci e con inci accettabile che io accosto ai miei profumi con sentori floreali. Vi ho già fatto un video simile sulle creme corpo dei sentori gourmand e oggi parleremo di creme corpo che sono adatte ai profumi floreali primaverili, quindi un'altra tipologia di creme e di odori. E inizio subito con una crema che mi ha conquistato letteralmente, che è stata una scoperta fatta al DM, è la crema Olive di Balea. Questa lozione corpo, direi lozione corpo perché non è un burro corpo, è buonissima e non mi sarei mai aspettata di trovarci una profumazione adatta a fragranze della mia collezione come Amarige di Givenchy. È veramente un tipo di odore che sta benissimo, ci assomiglia tanto. E con profumi come per esempio il Rare Gold di Avon. Allora, questa crema tra l'altro ha anche dei buoni attivi al suo interno perché abbiamo Mint Jojoba Oil und Oliven Blatt Extract, quindi con olio di jojoba e foglie d'olivo, quindi nonostante si veda il frutto, si vedano le olive sul flacone, ma l'estratto che c'è dentro viene dalle foglie dell'olivo, che è utilizzato tra l'altro anche in erboristeria per vari rimedi fitoterapici. Non stiamo parlando dell'inci al top, nel senso che ai primi posti un inci che per me è ottimo deve avere almeno del burro di karité ai primi posti. Qui abbiamo l'acqua, la glicerina, abbiamo anche l'alcol cetilico, questo tipo di ingredienti al primo posto vuol dire che hanno un po' risparmiato, nel senso che c'è dentro magari meno burro di karité, però pure il burro di karité è contenuto all'interno di questa crema, che ha un costo ottimo, che si avvicina più o meno al prezzo di una crema corpo di Avon, ma stiamo su un altro pianeta, perché le creme corpo di Avon purtroppo hanno la paraffina al primo posto nell'inci e non hanno sto grande potere di idratazione, quindi per cui io sono felicissima di aver trovato questa e userò sempre questa con questi profumi sul genere di Amarige o del Rare Gold. E se mi succederà nel tempo di sostituire anche le altre creme di Avon che sto utilizzando, sinceramente io do la precedenza a creme di questa tipologia. E cambiando tipo di fiori, non può mancare una crema alla rosa, perché la rosa è uno degli ingredienti che troviamo più spesso tra i nostri profumi. Qui vi parlo della crema corpo della body lotion Organic Wild Rose di Lavera. Lavera è una garanzia e qui stiamo veramente parlando di un inci non buono, ma di più, nel senso che andiamo veramente a nutrire la pelle in profondità, perché abbiamo degli attivi veramente ottimi qui dentro. E tra l'altro è anche molto intensa, è intensa sulla pelle, proprio ha un odore buonissimo che rimane, anche come se vi foste dato proprio il profumo, e ben secondo me si accosta a profumi come per esempio il l'Eau de Toilette Bloom of Rose di Guerlain, oppure la possiamo combinare anche con il Floor Mask di Narciso Rodriguez. Questo è un profumo che ha note di rosa e pepe rosa, e anche questo, essendo un Eau de Toilette che non dura tantissimo sulla pelle, con questa crema riusciamo a farlo durare un po' di più. Oppure il Florence Blossom di Cavalli, che è anche qui abbiamo la nota della rosa assieme ad altre note agrumate e ci può stare l'accostamento. O magari anche il Miss Dior Blooming Bouquet, che è veramente uno dei capolavori del marchio Dior,
che ha vinto anche un premio questo profumo. Era stato l'anno che uscì, mi pare. Aveva vinto il premio come miglior profumo dell'anno, un premio dell'Accademia del Profumo, e però anche quello purtroppo non ha una grande durata, pur essendo un bel mazzo di fiori, un profumo quasi da sposa. Quindi con questa crema qui, secondo me, si riesce a fare una buona combinazione. E Colinci buonissimo. Per i profumi alla viola, invece, sto provando l'olio di mandorle dolci dei Provenzali, puro al 100%, e ha il profumo di viola. Ha un profumo di viola delicatissimo questo, e può andare veramente bene se, ad esempio, lo mettiamo con una violetta. Questa è una violetta confettosa, mi ricorda i confetti alla viola, Duchessa di Parma, oppure il classico Insolence di Guerlain, ma tutti i profumi alla viola in generale che avete nella vostra collezione possono starci benissimo. E vi do un'altra notizia: per accostare, ad esempio, coi profumi con note di magnolia, c'è lo stesso anche con la profumazione magnolia. Io, quando finirò questo, prenderò quello alla magnolia da combinare con la mia acqua di Parma magnolia nobile. Altro non profumo, altra crema corpo. Io sono un amante del marchio Fito Cose, la uso tantissimo per i prodotti proprio per la cura del viso, ma compro spesso anche le loro creme corpo, ed è la Fito Cose Almonoi. Questa la potete acquistare sia sul sito di Fito Cose, ma anche, ad esempio, su siti come Ecoverde, che tengono tutti i marchi EcoBio. Anche qui potete andare tranquille proprio per quello che riguarda l'INCI. Veramente è un'ottima crema, e ovviamente la potete combinare con i vari profumi della Yves Rocher, per esempio, che è buonissimo, il Monoi, il profumo Almonoi di Montale, ad esempio. Questa ci va da Dio. E altra fragranza, questa è, ecco, una fragranza che a me piace combinare con la crema di cui vi parlo adesso, è il Cherry Blossom con la Nivea Soufflé Corpo Fiori di Ciliegio. Questa ha un odore buonissimo. Ecco, tra quelle di cui vi sto parlando oggi, è quella che forse ha l'INCI peggiore, perché comunque abbiamo anche l'INCI qui sotto, c'è una specie di adesivo, bisogna aprirlo per leggere l'INCI. Allora, qui sì, purtroppo vi dico già che abbiamo anche la paraffina, però almeno non è al primo posto, perché di solito l'ingrediente che troviamo al primo posto nell'INCI è quello che prevale nella composizione della nostra crema. Quindi qui non è al primo posto, e ci sono anche altri attivi, tra cui l'olio di jojoba, ad esempio. L'odore di questa crema, di questa fiore di ciliegio di Nivea, è buonissimo, ed è non perfetta, ma di più, sembra la sua crema proprio, potrebbe starci nel cofanetto assieme, veramente, con il Cherry Blossom di Monotem. È buonissimo il Cherry Blossom di Monotem. Ha la nota di ciliegia dalla testa alla base, perché si sente sia nelle note di testa che nel cuore. E mi piace tanto tanto. È un eau de toilette, quindi se riusciamo a farlo durare un po' di più con una buona crema corpo, direi che è ottimo. E la potete accostare anche, se ce l'avete, al Femme di Armaf, che è definito de parfum, però purtroppo devo dirvi che su di me non dura tanto. Questo è un profumo con note fruttate anche, ma tra cui, a forza di provarlo, sentirete che c'è anche un po' un sentore di ciliegia. Qualcuno l'ha paragonato a un profumo famoso di Francis Kurkdjian, però
Io con questi paragoni ci andrei un po' con i piedi di piombo perché veramente si trova di tutto e di più. A volte sono definiti come dupe, dei profumi che veramente sono tutto fuorché dupe degli originali. Comunque buono questo qua di Armaf, mi piace molto. E vedo che con questa crema qua, fiori di ciliegio, si accompagna benissimo e lo aiuta a durare un po' di più sul corpo. Tra l'altro, sempre con questa crema potete anche accostare il fiore di ciliegio di Vrochet, che io ve l'ho recensito ancora quel profumo, però adesso non ce l'ho più perché l'ho terminato. Ed è pure stato creato da Francis Kurkdjian, quello di Vrochet, niente meno che da Francis Kurkdjian. Quindi consigliatissimo il Soufflé Corpo di Nivea. Un'altra crema corpo che potete combinare con tutti i dupe in sostanza, perché purtroppo Dior non lo fa più dello Cherie, è la crema corpo fragranzata di Shogun. Anche qui non abbiamo assolutamente paraffina, per esempio, nell'inci di questa crema, e abbiamo anche olio di argan e un sacco di altri attivi. Questa la potete acquistare da Shogun, che oltre alla crema fragranzata ovviamente fa anche il suo profumo, ma anche da Yves Rocher trovate dei dupe, perché uno dei suoi profumi, adesso non mi viene in mente il nome, tra l'altro meno persistente del dupe di Shogun, ve lo dico già, è Mon Evidence, mi sembra, però non vorrei aver detto una bufala. Comunque uno dei profumi che trovate da Yves Rocher è identico, identico a questo di Shogun, solo che quello di Shogun mi dura il triplo sulla pelle. E con la crema fragranzata, che ha un buon inci e anche un buon prezzo, riuscite veramente a prolungare. Non serve, ecco, in realtà con il dupe di Cherie di Shogun non serve neanche prolungarla più di tanto la durata, perché dura già tanto di suo, ma la crema su tutto il corpo, insomma, fa un effetto diffusivo che ovviamente magari solo il profumo spruzzato nelle zone calde, nelle cosiddette zone calde del corpo, non riesce ad avere come risultato. Poi, sempre per accostare a creme che sappiano di Monoi, profumi che sappiano di Monoi, un'altra crema è quella dell'erbolario Tiare, che è buonissimo anche tra l'altro il suo profumo, ma questa io la sento come una crema che è tra il talcato e il floreale, perché la sento quasi più talcata che con la nota di Tiare, mentre invece la nota di Tiare la sento molto molto più evidente in questa qui di Phyto Cause. Secondo me può stare bene, ad esempio, anche con profumi come le Petite Maman, non è che ci stonerebbe. Vira di più sul talcato rispetto all'altra. E poi con profumi che hanno note a volte un po' floreali, un po' orientali, con un bel gelsomino sambac al suo interno, o profumi sul genere, per esempio di Samsara, io consiglio spesso, e ve ne ho parlato forse anche in qualche altro video, la crema corpo di Erbolario Gelsomino. Questo non è un gelsomino in purezza, non è il gelsomino di Alla Nuit, per intenderci, e ha più un odore che ricorda profumi sul genere di Samsara, e anche qui vi posso assicurare, insomma, che con Erbolario avete dei buoni inci e delle creme che hanno un buon potere di idratazione sul vostro corpo. E per ora sono queste le creme che io sto utilizzando in accoppiata ai profumi con sentori floreali. In futuro ce ne saranno delle altre, ma quando avrò smaltito queste sarò pronta per fare altre prove, per provare altre creme corpo e parlarvene. E per intanto questo è quello che io sto usando e spero di avervi fatto un video utile, di non avervi annoiato, di avervi tenuto compagnia. Vi auguro ancora buona domenica e ci vediamo nel prossimo video profumoso. Ciao a tutti!